riprendere la scaletta, perché dobbiamo riprendere la scaletta, gara. La scaletta, l'ultima, proprio l'ultimo settore in concorso, che sarebbe il free dance, quello che noi della Federazione Italiana Danza abbiamo, diciamo, coniato, se così si può dire, parecchi anni fa, quando vedevamo che la fantasia dei coreografi era talmente... Ferma! Talmente... Guarda che splendida immagine, te fissa così, col Belin del David dietro, è stupendo. Guarda che roba. Ma dai, quella è una statua, è un capolavoro di Michelangelo. Ah, oh, però se vede, scusa. Allora, che c'è, che c'è? Eh? Qualcuno che deve dire qualcosa? Sì. Se qualcuno deve dire qualcosa, lo dica adesso. Possiamo andare? Taccia per sempre. Andiamo. Andiamo. Allora, free dance, appunto, quando la fantasia non ha confini, cominciamo proprio con un bel circo. Circus, yeah. Gruppo 305, prendi il numero, Gino, ma il numero chi ce l'ha? Dai, 305, dai, lo dico, eccolo qua. Allora, loro sono sistemati già, complimenti, 305 il numero di gara, siete pronte? Prego. Thank you.
Brava, brava, brava. Circus era il titolo della coreografia. Seconda esibizione del free dance, il gruppo è il numero 315. Il titolo della coreografia è Rebus. Accomodatevi, portatemi il numero 315, Rebus. Prego. Vieni Marina, perché ce la presentare. Sì, la terza coreografia di questo settore. Complimenti ragazze, brave, 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 davvero. Quante siete? Mamma mia. Non si sa, è un rebus appunto. Raga Adana. Eh? Che cosa vorrà dire? Non si sa, ma credo che sia una cosa indiana, ma non indiani d'America, indiana no. Dell'India. Indiani in Italia. Raga Adana. Va bene? Così è. Così è. 307. Ah, ecco che belle, complimenti. 307 numero di gara. Il titolo che ha detto Marina, io non oso ripeterlo. Musica. Thank you.
E adesso una storia di guerra tratta e ispirata a un famosissimo film degli anni Ottanta, i famosi Top Gun, che poi sono i piloti appunto dei caccia. 261, questo è il numero dell'esibizione appunto intitolata Top Gun. Per noi la seconda guerra mondiale cominciò a Pearl Harbor e 1177 uomini giacciono ancora in fondo al mare, sepolti nella corazzata Arizona. L'America aveva sofferto, ma questo la rese più forte. Non era un fatto scontato. Quegli anni misero a dura prova il nostro spirito, ma da quella prova uscimmo vittoriosi. Signori, studatevi bene le orecchie. La nave per comunicazioni SS Layton ha avuto un guasto e ora si trova in acque nemiche. Entro un'ora partirà una spedizione di soccorso. Il vostro incarico è fornire un supporto aereo alla spedizione. Signori, non si tratta più di esercitazioni. È per questo che siete stati preparati. Voi siete i migliori d'America. Rendeteci fieri di voi. Ice. Sì, signore. Hollywood. Sì, sì. Breaking news. Enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. Quanto ancora l'America continuerà a fingere che il mondo non sia in guerra.
a Berlino, Roma e Tokyo ci dipingono come una nazione di imbelli e di playboy che paga soldati inglesi, russi o cinesi perché combattano al posto nostro. Vado in guerra. Cerca di tornare, fallo anche per me. Va tutto bene, Cooper. Stammi vicino. Ti farò scendere. È come una passeggiatina nel parco. Forza, amico, tirati su. Tirati su, Cooper. Ci siamo quasi. Sei troppo basso, Cooper! Aumentare la potenza! Ancora di più, aumentare! Rider, ordine di rientrare. Rientrare immediatamente. Sei stato veramente molto coraggioso. Ma il tuo dovere era di fare atterrare quell'apparecchio. Quell'aereo non ti appartiene, dei contribuenti. Ti ho già detto un migliaio di volte che non sempre il coraggio paga. Io sono costretto, io non posso, non voglio crederci. Sono costretto a mandare voi due in mezzo ai migliori piloti della Marina. Voi due, ragazzi, andrete al Top Gun. E allora vieni Marina, perché c'è da presentare la terz'ultima esibizione di questa... La penultima. Penultima, sì. Bene. Nella vita c'è sempre... Che c'è? Che ne so, c'è sempre da fa'. No, c'è sempre un però. Ah, c'è sempre un però. C'è sempre un però. 313 il numero di gara, sono già pronti, mascherati. Vieni di adrenalina, nella vita c'è sempre un però. Numero 313, musica. Thank you.
A Seattle. Inspiegabili sparizioni. Uccisioni. Si sta formando un esercito. Un esercito di vampiri.
sfida. Oddio. Bene, allora, prima di passare a presentare l'ultimo ospite, perché avremo anche un ospite a conclusione, prima di sapere chi saranno i vincitori, volevo chiamare qui sul palco, è venuta a trovarci, ne sì. siamo veramente contenti di questo, la Roberta Bianchi, assessore di Nettuno alle politiche giovanili del lavoro e di informatizzazione. Benvenuta, venga. Benvenuta. Buonasera. Roberta Bianchi, ben trovata, grazie. Ecco qua. È stata qui con noi quasi tutta la sera, ci vuole dire due parole sulla nostra manifestazione. Qui abbiamo l'avvocato Dante che la omaggerà, il presidente della Federazione Italiana Danza, con un lavoro di una nostra carissima, affezionatissima artista che è Angela Longo, che non è presente questa sera, ma dipinge appunto con i temi sulla danza già da alcuni anni, ispirata sempre ai nostri concorsi. Buonasera a tutti, sì, vi ho tenuto compagnia diciamo nelle ultime due ore della serata, una serata esplosiva direi, un pubblico spettacolare, dei ragazzi bravissimi, io volevo fare un augurio a tutti questi ragazzi che sono venuti qui questa sera, l'augurio è quello di continuare a credere nei propri sogni, dato che sono fortunati ed hanno dei genitori che li stanno accompagnando nella loro crescita. Una crescita fatta di competizione, ma di una competizione sana, e questo l'abbiamo ricordato già l'anno scorso e ci terrei a ricordarlo di nuovo anche quest'anno. Ovvio, ognuno di loro avrà un futuro diverso, c'è chi continuerà in questo percorso e c'è invece chi magari lascerà questa strada. L'augurio è quello comunque di credere e di continuare nelle proprie passioni. Ai genitori l'augurio di starli sempre accanto e di fare in modo che questi sogni possano per loro diventare grandi progetti di vita. Un ringraziamento grazie. Va al presidente della Federazione Italiana Danza, grazie di questo riconoscimento. I ringraziamenti sono però tutti per voi, credetemi, perché oggi è difficile parlare ai giovani con una comunicazione diversa da quella che è la loro espressione. Quindi grazie di questa serata, grazie a voi, grazie di avermi invitata, come sempre molto gentili. Allora grazie all'assessore più bello e più giovane d'Italia che è venuto a trovarci anche questa volta e aspettiamo alla prossima manifestazione che si svolgerà sempre qui al Paladanza del Laghetto Granieri. Grazie anche all'avvocato Dante, ciao. Che stasera ha un bel da fare, grazie. Su e giù, fermi, andate a preparare, no, fermi, io volevo che rimaneste un abbiamo attimo, abbiamo un ospite d'onore, abbiamo un ospite a sorpresa, intanto volevo sul palco Giorgio Longo e Luisa De Simone, venite un attimo perché c'è un comunicato importante che devono fare alla vostra presenza, per cui signor Longo, Giorgio e Luisa De Simone, se possono venire un attimo sul palcoscenico, Carlo devi esserci anche tu, perché è una notizia fresca arrivata ora dalla redazione del Luisa, festival. Cara, buonasera, benvenuti. Carissima, ciao. Benvenuto. Cara. Vieni Carlo. Ciao, allora, Giorgio. Giorgio, ti cedo ciao, il microfono ciao. Perché so che è una comunicazione. Chi parla, Luisa? Luisa, dai. Siamo qui per dare per la prima volta, forse, credo, noi un premio a queste due magnifiche persone che per più di 20 anni si sono impegnati professionalmente, personalmente, artisticamente per dare a questi e a tantissimi altri giovani la possibilità di realizzare i loro sogni creando questi festival. E quindi ecco con grandissimo piacere che vi facciamo dono. Premio alla professionalità e alla al carriera talento, e alla professionalità. A Marina Marfoglia e a Carlo Alberto Cherubini, del tutto improvvisato, una sorpresa assolutamente dell'ultimo secondo. Da parte naturalmente dell'ufficio stampa e di tutta la giuria. Di tutta la giuria dell'ufficio stampa, volevo precisare che questo bellissimo oggetto è stato realizzato da Angela Longo, che è una grande artista che oggi non è potuta essere qui con noi perché è in convalescenza, le facciamo tanti auguri. Grazie. Ragazzi, è bellissimo, non bello. Questo ovviamente per chi conosce la danza è un bel panché.
Però grazie, avrò modo di ringraziare Angela per questo meraviglioso dono che ha fatto a noi, a me e a Marina, dopo tanti tanti anni che cerchiamo di fare il meglio per questi ragazzi, anche perché ovviamente prima di arrivare a questo anch'io mi dilettavo, ballicchiavo una volta, e allora diciamo, venendo anch'io dagli anni di Carlo Magno, venendo io anche da concorsi, ecco perché ho fatto nascere i vari concorsi, e tra l'altro sono stato anche il primo a fare i concorsi, diciamo, di gruppi, di scuole e gruppi di danza, perché una volta ai miei tempi si facevano i concorsi individuali per il singolo ragazzo, ragazza, quello che era, e diciamo dal 91 io e Marina Marfoglia abbiamo ideato, diciamo, i concorsi per scuole e per gruppi di danza. Ecco, su questo devo dire che me ne prendo il merito. Ecco. Allora, io ringrazio tanto Angela Longo per questo meraviglioso, e avrò modo di ringraziarla veramente. Adesso vediamo l'ospite, sì. Chiami i ragazzi che saranno dietro. Ah sì, adesso chiediamo un contorno dei ragazzi che ballino qui in scena. Già ci siamo accordati. Sì, abbiamo, praticamente avevamo già premiato lo scorso anno come talento emergente, un giovane, noi sapete che appunto vogliamo incentivare i giovani talenti a prendere la strada giusta dell'arte. L'abbiamo premiato come stilista. Come stilista, esatto. Ma dal momento che questo è un artista completo, si sta rimettendo in gioco in un altro modo. Un'altra veste, cioè quella di interprete, di cantante. Di una cover. Poi l'ho già visto in seduta. Ma poi lui realizza dei bellissimi videoclip, sì. Insomma, sa fare tante cose. Sa fare tutto. Allora, un artista vero. Il palco è tutto per... di... I ragazzi intanto usciranno quando partirà la musica per Idris Dyfer. This kitten got your tongue tied not to see. Spit it out, cause I'm dying for company. I notice that you got it, you notice that I want it. You know that I can take it to the next level, baby. If you want this goodness, sicker than the remix. Baby, let me blow your mind tonight. I can't take no more. Never felt like this before. Come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for? Waiting for.
Idris. Bravo, 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 bravo. Allora, visto che... Insomma, una volta come stilista, una volta come cantante. L'anno prossimo verrà di Barzelletta, che non so, ti proponi come cabarettista. Carlo Alberto Cherubini, per favore. Allora. Che fai? Ti stai incartando? Allora, Idris, che mi dici? Che ti è sembrato? Si sono scatenati abbastanza? Un applauso a loro, per favore. Allora Idris, ti invito ufficialmente al mio format su Sky che parte fra non molto, che è A Tutto Gas, e ti inviterò in doppia veste come interprete e come costumista, se, tra virgolette, se così si può dire. Lo vedremo presto in TV, dai. Ci tengo a dire che era un battesimo artistico, questa era la prima volta che Idris si esibiva con un pubblico importante, su un palco importante. Grazie, e questo battesimo artistico credo sia riuscito alla grande. Noi amiamo i giovani vanno incentivati e incoraggiati. Continua così Idris. Idris! Vai, Idris Dafer, ciao. Grazie Idris. Volevamo premiare il balletto di premiare, dare una targa ricordo al balletto di danza classica fuori concorso. Un ringraziamento per la partecipazione alla danza amica. Grazie. Meritatissimo. Si qualifica per questo premio Free Dance al premio Davide Michelangelo, 14ª edizione, la numero 315 Rebus. Rebus 307 Raga Adana. Ed inoltre si qualifica, c'è un altro premio di ed inoltre si qualifica la numero 313 Nella vita c'è sempre un però. Allora, andiamo col terzo classificato, la numero 315, Rebus, Universo Danza di Ardea, ha curato le coreografie Marzia Sparavano. Fate come prima, perché loro sono un'altra scuola. Vice campione del premio Davide Michelangelo settore free dance è la numero 307 Raga Adana di Incontro Danza di Anzio, coreografie di Derna Leoni, primi classificati la 313 Nella vita c'è sempre un però, area danza di Grosseto, ne ha curato le coreografie Arturo Giordano e Federico Tiezzi. Vabbè, c'è cambiato la batteria. Bene, va bene, allora balletto più... con l'idea più originale. All'idea più originale. All'idea più originale, al balletto delle indiane, Raga Adana. Esibizione più originale. Il balletto più originale, a prescindere dalla classifica, questo è stato, la giuria ha decretato il balletto più originale di tutto il concorso. Alla scuola di Anzio, è la scuola di Anzio, di Derna Leoni. Vedi, la signora Valentina Bersia come vi incita a venire davanti a prendervi l'applauso del pubblico di Nettuno. Balletto più televisivo. Balletto più televisivo di tutto il concorso va... C'è scritto lì. Balletto più televisivo di tutto il concorso va Top Gun. Balletto Top Gun.
siete? Televisivamente risultava, diciamo, nel video è quello che risultava meglio di tutti. Fateli passare. Fateci largo che passiamo noi. Eccoli. Si sono cambiate però, non sono più vestiti da guerriglieri. Ah, eccoli. Come mai vi siete cambiate? Non siete più dei guerriglieri? No, si sono levati. Ah, ecco il maestro di Frascati, il maestro Riccardo Romano. Ciao Riccardo. El bajo.